Le strade della musica, la vetrina per giovani artisti in viaggio verso il successo, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della SIAE. Buon viaggio su Raizo Radio, ben ritrovati sulle strade della musica da Max Locafaro ed Elena Carbonari. Ancora nuova puntata, questa volta, la scorsa puntata l'abbiamo dedicata tutta a donne, oggi invece Elena, puntata dedicata ai gruppi musicali. E anche questa volta vi stupiremo. Ricordiamo questo programma, Isoradio ha creato sulle strade della musica con il patrocinio della SIAE e del Ministero della Cultura, c'è una mail di riferimento alla quale mandare ancora il vostro brano inedito in formato MP3. Aspetta, fammi dire le cose. In formato MP3 il brano inedito, una breve biografia e un numero di telefono a cui essere richiamati per poter partecipare, dica la mail. Sulle strade della musica @rai.it, c'è anche un numero, il 348-103. 10:10 per esprimere il vostro gradimento. Questo è il messaggio per i nostri ascoltatori in viaggio e non solo, anche coloro che sono in ascolto stanziale, come diciamo noi. Allora, puntata odierna, tutti i gruppi musicali, cominciamo con i Couscous. Couscous, pieni di colori, stili e sapori diversi, proprio come il piatto che tutti conosciamo. Suonano musica pop dance, non solo elettronicamente, ma creata e combinata con strumenti acustici, con elementi provenienti dal Mediterraneo, dall'Africa, grazie alle diverse provenienze culturali di ognuno di loro. Fin da piccoli la musica è sempre stata parte delle loro vite. Si sono incontrati alla fine del liceo, quando quasi tutti hanno intrapreso gli studi al conservatorio jazz. Hanno iniziato suonando cover soul, jazz, R&B, però col tempo si sono resi conto di avere un desiderio comune, creare e suonare la loro musica. Ascoltiamo il messaggio vocale dei Couscous attraverso la voce di Vilma, la cantante. Ciao, sono Vilma, ho 21 anni, sono la cantante del gruppo Couscous e vengo da Ravenna. Io mi sono avvicinata al mondo della musica perché sono cresciuta praticamente in un ambiente musicale, nella mia famiglia tutti cantavano, ballavano, in più mio nonno è cristiano cattolico, io vivevo in Mozambico da piccolina, quindi cantavo nel coro della chiesa, quindi diciamo che ho iniziato proprio da piccolina, giusto così, perché mi divertiva cantare e perché faceva parte della mia realtà come persona. La musica di Couscous credo sia un mix, così come lo dice il nome, cioè un mix di cose, di ispirazioni nostre, partendo da principalmente la musica black, quindi dal jazz, soul, per arrivare alla musica pop, disco che piace a tutti, all'hip hop, quindi diciamo è una mescolanza praticamente. Nei testi delle nostre canzoni riferimenti a Ravenna ci sono, in canzoni più avanti, diciamo più che altro per l'ambiente di campagna in cui siamo noi, quindi questo richiamo ai colori che abbiamo noi qui in pianura. L'obiettivo finale per i Couscous credo sia quello di arrivare a più persone con la nostra musica, quindi di far divertire più persone nel modo in cui ci divertiamo noi proprio a fare musica, a creare quello che facciamo, quindi far sì che le persone sentano quello che sentiamo noi creando tutto quello che facciamo. I Couscous sono cresciuti con ascolti differenti gli uni dagli altri, proprio grazie alle differenti radici di ciascuno di loro. Vilma, la cantante, è nata e cresciuta in Mozambico, è arrivata in Italia all'età di 12 anni. Nonostante parli bene l'italiano, ogni tanto dimentica qualche doppia. Mattia Mennella, producer, tastiere, basso, chitarre, ha le sue radici a Napoli. Antonio, il batterista, viene dalla Sicilia e Joel, chitarra, è una fusione Romagna-Napoli. Così due anni fa Mattia Mennella ha allestito un home studio nel suo garage, così da permettere di iniziare a produrre autonomamente le prime idee. I Couscous hanno scelto come testimonial Lorenzo, un loro amico. Ciao, sono Lorenzo e sono il testimonial dei Couscous. Io per i Couscous sono attualmente il fotografo e amico del batterista. Li conosco da un anno e mezzo e hanno iniziato questo progetto due anni fa e mi hanno chiamato per fare le foto perché chiedevo al batterista se potevo iniziare questa nuova avventura.
Io ho creduto nei Couscous quando la prima volta sono andato a sentirli registrare nella sala di prove e ho detto: io voglio iniziare questo progetto qui con loro perché ci credo tanto. Io per la loro musica l'apprezzo molto e non ho mai avuto modo per ora, per il poco tempo che abbiamo avuto dalla loro nascita, non ho mai avuto ancora l'occasione di criticarli. Io auguro ai Couscous di perseguire il loro sogno di diventare una grande band. Secondo me ce la faranno, anche perché sono molto determinate. I Couscous arrivano sulle strade della musica con il brano Una fra tanti. Mi sento svuotata, ho il cuore in subbuglio, la testa che batte, sento la pancia fra le nuvole. Lo so che è confuso, ho già chiesto aiuto, ma se grido qua non mi sente nessuno. Provo a correre, non mi so muovere, da poco ho riscoperto che io so piangere. L'avevo rimosso o dimenticato, non fa niente se pensi che sia assurdo. Il caos che è dentro me balla come se non ci fosse qualcosa da nascondere. Il caos attorno a me mi ricorda che ho da sempre qualcosa da nascondere. Della musica, i Couscous con il brano Uno fra tanti. Ne sentiremo parlare di questi ragazzi, veramente molto bravi. Ritorniamo alle nostre segnalazioni e diamo un'occhiata alla 14 Adriatica, dove abbiamo diversi